Motore, azione! Le recensioni cinematografiche del Ganzino. Pisa, 11 settembre ore 19, multisala Odeon, sala Amalfi. Titolo del film Rumba Therapy. Di genere commedia, il film è bello e divertente. Dura 1 ora e 42 minuti, proiettato senza interruzione in visione widescreen e si vede con piacere e un pizzico di commozione. Non è mai troppo tardi. Tony è un autista di scuola bus di 50 anni, solitario. Quando rischia problemi cardiaci, decide di ritrovare la figlia che aveva lasciato da piccola e che adesso gestisce una scuola di rumba. Tenterà così di riconquistare l'affetto e gli anni ormai andati. Pregi. Film francese di Franck Dubos, che dirige e interpreta il protagonista in questa commedia piena di sprazzi ironici e di tenerezza, anche se il tema dei sentimenti è un classico della commedia stessa. Racconti, storie e vicende che sono e non sono prevedibili dall'inizio del film alla fine, ma con l'incontro dei due personaggi qualcosa cambia, anche perché ci si sofferma sull'incontro ed i rapporti figli e genitori e quando tutto sembra sistemarsi, ecco che si ricomincia da capo. Anche se le danze sono elementi di sfondo di questo film, risultano però esserne comunque la chiave di contatto fra i due personaggi. Il finale è degno della giusta emozione. Una versione italiana non sarebbe affatto male. Difetti del film, nessuno. Anche questo è cinema. Il cinema è contro la guerra. Viva il cinema! Avete ascoltato le recensioni cinematografiche del Ganzino.